Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento del lunedì sera con Dilettanti per Dire. Siamo nell'anteprima, poi la puntata vera e propria. Sarà con noi sia adesso che dopo il direttore generale della Verbania, Jacopo Onesti. Ciao Jacopo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Verbania si è fermato. La mia posizione è abbastanza chiara, l'ho detto nelle scorse settimane. Secondo me, per quanto possa valere la mia opinione, avete fatto una Scusa scelta. se ti interrompo, ma volevo prima rinnovare le condoglianze alla Ah, certo. famiglia di Diego Corletto, che è venuto a mancare sabato mattina. È un ex calciatore del Verbania, che ha fatto la storia del Verbania. Ci uniamo Al dolore della al famiglia, dolore della certo. famiglia, certamente. Assolutamente. Dicevo, una scelta, quella di non giocare, che io mi sento di condividere. Siete arrivati dopo una riflessione, immagino, no, Jacopo? Certo, la decisione l'abbiamo presa valutando a 360 gradi la situazione. La prima cosa, abbiamo fatto un consiglio, il quale ovviamente era propenso per fermarsi. Poi abbiamo sentito tutti i ragazzi, abbiamo organizzato i nostri tesserati, abbiamo organizzato una call. Abbiamo chiesto a loro quali erano le loro intenzioni e dopodiché abbiamo aspettato il famoso comunicato e la famosa call del lunedì con la Lega per avere un quadro della situazione in modo tale da prendere una decisione, diciamo, razionale. E in virtù di questo abbiamo deciso di fermarci perché comunque la situazione pandemica non ci permetteva comunque in coscienza di riprendere. E quindi abbiamo deciso di fermarci, insomma. A nostro malincuore, perché comunque la stagione, il gruppo era un bel gruppo, c'era entusiasmo e poi secondo me nella seconda parte del campionato i nostri giovani, non ci scordiamo che i nostri giovani, cioè che la nostra rosa è la rosa più giovane del campionato, sarebbero comunque cresciuti lavorando insieme ai vecchi di esperienza, però purtroppo la situazione è questa. Quanto manca il calcio giocato alla società Verbania e anche alla città di Verbania? Sì, il calcio giocato manca tanto perché comunque sono due stagioni che ci fermiamo. Quest'anno prima cioè questa stagione prima rispetto alla stagione precedente. E alla gente manca, manca. Il problema è che comunque in ogni caso anche avessimo continuato, Sì, certo, la gente non poteva venire a vederlo, certo. si giocava solo per il risultato e la gente non poteva comunque entrare Poco altro, al certo. Pedroli, insomma. Assolutamente sì. Adesso andiamo a vederci il calcio giocato, cominciando con l'angolo di Luca Spriano, poi la parentesi dedicata alla Novara che si conferma in un buon momento, un altro punto conquistato, insomma, salvezza sempre più vicina. Prima l'angolo di Luca Spriano. Un cordiale saluto, ben ritrovati a parlare di Serie C. La 32esima giornata punta i riflettori su una partita che deve essere ancora disputata. Il posticipo di questa sera fra Provercelli e Alessandria, derby piemontese tra due squadre d'alta classifica, d'altissima classifica, se consideriamo che i Bicciolani, in caso di vittoria, potrebbero scavalcare il Como in vetta. È vero, i Lariani hanno una partita da recuperare, però stanno attraversando un momento difficile. Ieri la squadra comasca ha perso a Piacenza per 1-0, seconda sconfitta consecutiva. La Provercelli spera e sogna, insomma, staremo a vedere come andrà a finire questa sera, anche perché di sogni e ambizioni neanche l'Alessandria. Per il resto, la giornata e le partite disputate ieri, per quanto riguarda le piemontesi, ha giocato soltanto il Novara. La Juventus è rimasta ancora ai box per ragioni legate al Covid-19. Il Novara ha ottenuto un buon punto sul campo dell'Albino Leffe, 1-1, una prestazione di personalità, ancora in rete Marco Zuno, l'attaccante del 2001, molto molto interessante. L'Albino Leffe ha rimediato nella ripresa, ma nel finale il Novara ha provato a vincere ed è andato vicinissimo al successo. Indubbiamente, dopo il ritorno di Banchieri, la squadra ha avuto una scossa, si è tolta dalle sabbie mobili della zona play-out, comunque da una situazione molto complicata. Attualmente ha più 7 sulla zona play-out, è vero, ci sono ancora diverse partite di alcune squadre da recuperare, questa distanza potrebbe ridursi, però
Non c'è dubbio sul fatto che il Novara sia riuscito ad uscire da una situazione molto complicata ed ora ha la concreta possibilità di condurre in porto la stagione, conservando la categoria. Ad un certo punto di questa stagione non era così scontato. Chiudiamo con la Pro Patria. Pro Patria che sta attraversando un momento no dal punto di vista dei risultati. Ieri ha perso 1-0 a Grosseto, seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime 5 gare. Per la verità, la squadra di Javorcic a livello di prestazione fa abbastanza bene. Ieri a Grosseto ha fatto la partita, ha avuto le occasioni per passare in vantaggio, ha colto un clamoroso palo, però poi è stata beffata. Paga in questo caso il fatto di non riuscire a capitalizzare, a monetizzare la produzione offensiva che riesce a realizzare. Nelle ultime 5 partite, in 4 occasioni, la Pro Patria non è riuscita a fare gol. Questo è un po' il difetto, però in un contesto ampiamente positivo, perché la squadra di Busto Arsizio è partita per salvarsi, ragionando in termini di mercato anche per rimanere dentro budget precisi, si è salvata con largo anticipo ed è praticamente sicura dei playoff. Alla prossima settimana. Dunque abbiamo sentito le parole di Luca Spriano, un Novara Jacopo che nelle ultime settimane ha fatto dei passi importanti verso la salvezza, una Pro Patria che sta facendo benissimo e la Pro Vercelli che è un po' l'anticomo. Sì, sono comunque società che hanno in programma di rimanere nella categoria che sono, insomma, forse il Gozzano. Spera di arrivare, Sì, di ritornare in Lega Pro il Gozzano, tu dici. Però esatto, sì. il Novara con questi 4 punti nelle ultime settimane, prima c'erano stati altri risultati positivi, direi che il periodo negativo, quello Sì, che il aveva tre. fatto pensare addirittura anche quello che stava succedendo fuori dal campo. Esatto, sì. Il trend è positivo, quindi il momento, diciamo, no, che succede comunque in tutte le stagioni, è È alle passato, spalle. si spera, insomma. Invece mi dice che ti senti spesso con Musumeci, tu della Pro No, Vercelli. sì, c'è un buon rapporto con la società Pro Vercelli, anche perché quest'anno abbiamo avuto dei prestiti, quindi stiamo anche pianificando per l'anno prossimo, Poi insomma. ne parliamo un po' anche del futuro del Verbania. Parlavamo del Novara, andiamo a vedere il pareggio di ieri e le parole dei banchieri. Finisce con un pareggio 1-1 ieri pomeriggio allo stadio comunale Città di Gorgonzola, il match valido per la 32esima giornata del campionato di Lega Pro, Girone A, tra Novara e Albino Leffe. Un gol per tempo. Gli azzurri di Banchieri passano in vantaggio al 43esimo con Zunno. Per i padroni di casa, rete di Mondonico al 49esimo. Pronti via, nella prima frazione le due compagini si danno battaglia e collezionano diverse occasioni gol. Parte subito bene il Novara con Corsinelli servito da Rossetti al terzo minuto. Poi al via l'Albino Leffe che sfiora il vantaggio con una serie di azioni ravvicinate. Prima con una punizione di Giorgione al 17esimo, poi Congelli in area al 18esimo, ancora Giorgione al 20esimo ed infine Manconi al 24esimo da fuori area. Ma a passare è il Novara al 43esimo con Zunno, che con un gran diagonale destro infila la palla in rete. Novara 1 all'Albino Leffe 0. Fine primo tempo. Al rientro in campo i padroni di casa pareggiano i conti. Passano infatti appena 4 minuti e l'Albino Leffe trova il gol grazie a un'incornata di Mondonico sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Albino Leffe 1, Novara 1 al 49esimo. Il Novara contrattacca e nel finale sfiora il vantaggio in ben due occasioni, con Panico all'82esimo e poi con Rossetti al 92esimo. E dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Novara e Albino Leffe pareggiano 1-1. Allora, prima di sentirci le parole di mister Banchieri, insomma, mi hai dato un assist prima perché stavamo parlando del Verbania, però fermo al campionato, possiamo dire che state già pianificando la prossima stagione. Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è in programma un consiglio. Non abbiamo ancora fissato la data, però abbiamo già un accordo tutti i consiglieri appunto per gettare le basi per la prossima stagione. Dobbiamo stilare un budget e sulla base di quello, visto che abbiamo anche del tempo per poterlo fare, rispetto all'anno scorso che siamo partiti un po' in ritardo, nonostante ciò abbiamo comunque allestito una buona rosa.
stiamo pianificando la prossima stagione. Poi c'è anche un altro aspetto che voglio comunque ricordare, che noi stiamo comunque portando avanti il progetto di fusione con l'Accademia Verbania per diventare un'unica società e un polo, diciamo, verbanese più forte. Quindi insieme comunque... Se verrà, anche perché mi sembra che fosse un po' il cavallo di battaglia di Fortis, correggimi se sbaglio. Sì, assolutamente, sì. Poi anche Pizzardi, assolutamente, il nostro presidente è proprio lui che sta portando avanti questo, in prima persona, questo connubio. Quindi questo matrimonio sa da fare. Sa da fare sì, perché è importante sia per noi, cioè sia per l'SDC Verbania, perché non voglio più parlare di noi e loro, cioè voglio parlare di noi, cioè Verbania, SDC Verbania e Accademia Verbania. La dirigenza dell'Accademia Verbania sono persone serie, persone che fanno, non che parlano, che fanno, e questo mi ha... Ma era un delitto il fatto che non ci fosse un settore giovanile con i colori del Verbania. Certo, certo, però la storia ha portato a questa divisione, quindi noi dobbiamo fare di tutto perché questa cosa vada in porto. Te la devo fare. Stiamo sbrigando le cose burocratiche, certo. Insomma. Porco sarà comunque l'allenatore. Ah, vediamo, noi vorremmo, sarebbe bello riprendere quello che abbiamo interrotto bruscamente quest'anno, insomma, avere la stessa rosa sarà difficile perché alcuni giocatori so che hanno dei contatti con società anche di un certo tipo, quindi io spero, insomma. Qualcuno di quelli di adesso è andato in eccellenza a giocare o? Sì, ci sono dei contatti, ma non c'è ancora nulla di definitivo, insomma. Certo. Anche perché si sta muovendo adesso, insomma, la situazione. Ricordiamo l'eccellenza che dovrebbe partire l'11 aprile, poi ne parleremo sia con Marco Curti, collega amico della stampa, sia con chi invece era favorevole, è favorevole alla ripresa, tant'è che riprenderà, vale a dire, Alessandro Brato della RG Ticino. L'intervista di Banchieri adesso. Ottima prestazione del Novara. Cosa è mancato per arrivare al secondo gol? Ed è soddisfatto di come la squadra ha risposto dal punto di vista fisico ai 3 incontri in 6 giorni? Beh, cos'è mancato per arrivare al secondo gol? È abbastanza semplice da dire, abbiamo preso un palo interno al 90esimo, credo, e purtroppo la palla era lì sulla linea, non è entrata, quindi abbiamo provato in tutti i modi e credo a non più di 5 minuti prima Palico, che è entrato molto bene, ha avuto quella palla al volo dove il loro portiere è stato bravissimo, e poi abbiamo avuto ancora la punizione con Bozzegoli verso la fine, quindi abbiamo creato veramente tante occasioni per vincere in un campo difficile contro una squadra forte e organizzata, però credo che i presupposti per vincere li avessimo creati tutti anche nel primo tempo, dove siamo andati in vantaggio con un grandissimo gol di Zuno e poi abbiamo continuato a giocare bene, quindi e sotto il punto di vista fisico era la terza partita, ma credo che abbiamo finito in crescendo, quindi a livello di condizione devo veramente fare i complimenti a tutti i ragazzi, a tutto lo staff per come sta lavorando, perché avete visto anche oggi che con i cambi la partita è migliorata e siamo stati bene dentro la partita fino alla fine. Ripeto, in un campo difficile, questo è un punto importantissimo per la nostra classifica e per la nostra salvezza, questo è un punto che vale tanto. Peccato per il gol preso, causato da una serie di errori individuali. In particolare, cosa non ha funzionato sulle marcature, visto che Mondonico ha colpito più volte libero sui calci d'angolo? No, una serie di errori. Un calcio d'angolo, Mondonico è alto 1,94 m ed è andato più in alto di Bove, che aveva la marcatura uomo ed è stato più bravo e ha superato il duello, e quindi non c'è nulla da dire in più, non c'è nulla da riproverare a Bove perché ha fatto una grandissima prestazione, così come Pogliano, così come Corsinelli, così come Colombini e così come la Manna quando è entrato, quindi devo dire che niente, c'è un giocatore di quasi 2 metri che se la palla è alta e forte e prende il tempo al difensore è stato bravo lui, quindi bisogna anche saper dire quello. Credo sia l'unica occasione che abbiamo concesso nel secondo tempo e questo mi fa, ripeto, essere molto convinto che stiamo veramente facendo un grandissimo girone di ritorno. E quindi sono felice e fiero di allenare questi ragazzi perché, ripeto, oggi era una partita difficilissima ed era la terza, quindi avanti così. Dunque, abbiamo sentito le parole di Banchieri. Prima di andare in pubblicità poi tornare, abbiamo fatto prima le condoglianze per la scomparsa di dobbiamo fare altre condoglianze perché, insomma, facciamo le condoglianze a Alessio Combi, che ha anche collaborato con noi per la morte del nonno, e all'ex presidente della Verbania del Monaco per la perdita del papà. Insomma, condoglianze sia alla famiglia del Monaco che ad Alessio Combi. Adesso in pubblicità, poi torniamo qui a Dilettanti per Dire.
Dunque rieccoci insieme dopo la pubblicità, abbiamo ancora in studio ovviamente il direttore del Verbania Jacopo Anessi, al telefono dovremmo avere il collega e grande amico Guido Ferraro, vediamo se c'è. Guido? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Guido, torniamo a parlare un po' del Novara, no? Che l'abbiamo un po' tralasciato con te nelle ultime settimane, direi un altro passo, forse quello decisivo, verso la salvezza, insomma il bottino delle ultime settimane è decisamente incoraggiante. Sì, con 19 punti il Novara è settimo nel giorno di ritorno e può sembrare un paradosso se dovesse vincere domenica contro il Grosseto al Piola, si porta 41 punti e arriva quasi a sfiorare la zona playoff. Poi la classifica è tutta da interpretare perché ci sono squadre come l'Olbia che hanno 4 partite da recuperare, la Pergolettese ne hanno 3, la Pistoiese 1, la Giana in grande rimonta, mercoledì ci sarà Giana pro sesto, in questo momento sicuramente praticamente spacciato il Livorno, Lucchese e Pistoiese in grossissime difficoltà, ieri la Lucchese ha vinto 1-0 il derby con la Pistoiese che festeggiava il debutto, festeggiava per modo di dire il debutto del terzo allenatore stagionale Stefano Sottili. Sicuramente il Novara, quarto gol di Zun, un ragazzo oramai in rampa di lancio, ci sono squadre di Serie B, anche di Serie A come il Cagliari che lo stanno monitorando, il peggio sembrerebbe alle spalle, serve ancora un piccolo sforzo, mancano oramai veramente poche giornate, 7 giornate alla fine, però la situazione per il Novara in questo momento è una situazione sicuramente più che positiva, non bisogna allentare la guardia. Domenica c'è una partita chiave, perché battere il Grosseto domenica vuol dire mettere al 90% in cassaforte la salvezza. È un caso o non è un caso che il Novara sia tornato a fare punti e a convincere nel momento stesso in cui non si è più parlato di cessioni di società, di cordate, mica cordate, acquirenti e cose di questo tipo? Sì, parzialmente è un caso, io penso che sia più invece una realtà che il Novara ha capito che certi paracarri, con rispetto dei paracarri, dovevano essere accantonati, perché purtroppo nel calcio bisogna correre, il passato non conta, conta il presente, può contare il futuro, e il Novara ha fatto giocare ragazzi giovani, ragazzi del suo settore giovanile, ha pescato Zunno, bisogna dare merito a Simone Banchieri che ha sempre creduto in questa politica della linea verde, e il Novara ha ringiovanito molto, in mezzo al campo gioca una partita sì, una un po' meno, Buzzegoli, affiancato da Schiavi, da Colodel, da ragazzi di combattimento, perché la Serie C è questa, perché la Serie C è un campionato dove bisogna soprattutto, lo dice la Propatia che è un'altra squadra, lo dice il Pontedera, il Renate stesso quando ha pensato di alzare un attimino la cresta ha preso Nocciolini che è un attaccante molto quotato nel girone della dorsale adriatica, ha un po' perso la propria identità, il calcio non è fatto con le figurine, è fatto di gente che corre a maggior ragione a questi livelli. Guido, domenica c'è, spostandoci in Serie D ti faccio questa ultima domanda, domenica c'è Castellanzese Gozzano, è la partita che può decidere o indirizzare in maniera quasi definitiva il campionato di Serie D? Sì, credo proprio di sì, perché parlando neanche con Mauro Lesina oggi pomeriggio, è una partita chiave, mi stupisce che il Gozzano, non deve essere una critica a Soda, però ieri domenica Soda secondo me ha commesso qualche errore, perché la partita, io ho visto l'Arconatese Gozzano sul computer, sul 3-0 andava tolto, cioè il 2001, il mediano, giovedì, sì, ho visto Novara Piacenza e anche lì Suric ha ammonito. Oggi nel calcio moderno i giocatori più esposti al rischio ammonizione e automaticamente alla seconda ammonizione e espulsione sono i centrocampisti centrali, soprattutto il mediano posizionato davanti allo stopper se giochi col 3-5-2, è quello che va più a contrastare, a spezzare il gioco avversario. 3-0 non c'è stata partita, ieri al 15esimo tempo sul 3-0 di Allegretti, avendo più soluzioni in panchina, con Gemelli, con tanti altri giocatori, io credo che Soda avrebbe dovuto pensare a togliere un giocatore già ammonito a rischio espulsioni. La Castellanzese aveva 5 diffidati, ieri 3 non li ha fatti giocare, 2 li ha fatti entrare alla fine, insomma sono ragionamenti un po' sottili, ma
ieri non c'è stata proprio partita, il Gozzano ad Arconate ha fatto un allenamento e poco più, proprio perché il Gozzano, nella rosa del Gozzano ci sono 9-10 giocatori che l'anno scorso giocavano in Lega Pro, certo. e quindi è indiscutibile la superiorità del Gozzano, soprattutto quando trova squadre come l'Arconatese, che purtroppo ieri ha perso la sesta partita in casa, ha preso 4 gol in casa dalla Folgore Caratese, 4 gol in casa dal Pondona, 3 gol in casa dalla Sanremese, 3 gol in casa dal Gozzano, 3 gol in casa dal Chieri, cioè la centrale imbarazzante dell'Arconatese, Guido. Sì, l'Arconatese ha fatto un punto nelle ultime 5 partite, ha perso 6 partite in casa, cioè ieri proprio il Gozzano ha fatto un allenamento. Allora quando tu vinci 3-0 al quarto d'ora della ripresa e vedi che la partita è finita, non ci credeva neanche più il magazziniere dell'Arconatese, e hai un giocatore ammonito a rischio espulsione, con 5 cambi lo devi togliere, certo. Soprattutto tenendo conto che 7 giorni dopo c'hai la partita che per te può valere una stagione. Certo. Certo, abbiamo qui il direttore generale del Verbania, Guido, se vuoi fargli una domanda magari anche sulla scelta. Sì, io prima del Verbania, prima di fare una domanda, mi permetto di ricordare, è scomparso pochi giorni fa Diego Corletto. Sì, l'ho fatto prima, infatti, il direttore. Ha un anno più di me, era un carissimo amico, voglio fare le condoglianze alla famiglia, anche se non la conosco, a tutti gli sportivi verbanesi, al Verbania Calcio, perché Diego è stato un grandissimo personaggio, oltre che un grandissimo calciatore, lo ricordo. Ai tempi del Borgo Ticino e Verbania, quando eravamo tutti molto giovani, ma soprattutto una persona con lui, come anche Pellegrini, con cui avevano un supermercato entrando a Verbania, due persone di una grande umanità, due calciatori che nel mondo del giorno d'oggi si fa fatica a trovare, e soprattutto due uomini veri, e quindi mi permetto di fare le condoglianze al Verbania Calcio, a tutti i tifosi del Verbania e soprattutto alla famiglia, perché quando ci lascia in un'età ancora così giovane personaggi come questi, credetemi, mi vengono più che le lacrime agli occhi. Al Verbania invece voglio fare i complimenti, perché credo che in questo momento di pandemia, dove ci sono squadre di Serie C come l'Olbia con 4 partite, il Pergolettese con 3 partite da recuperare, dove ci sono quasi 100 partite da recuperare in Serie D, pensare di ripartire in eccellenza mi sembra follia. Io lo ribadisco da sempre, non cambio, non sono una persona che mi conosce che cambia le opinioni come si cambiano le calze tutti i giorni, e quindi voglio complimentarmi col Verbania, come con lo Stresa, come col Borgo Mareo. Certo, che lo hanno fatto. Jacopo, hai sentito le parole di Guido, no? Sì, assolutamente, ringrazio, perché comunque non è l'opinione di tutti questa. Io lo ribadisco, cioè in primis va preservata la salute, cioè non è una frase fatta, non è retorica, ma è così. Cioè non ha senso continuare se non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni, cioè, certo. Assolutamente. No, non è solo un discorso economico, signor Anessi, io non ci conosciamo personalmente, ma condivido quello che sta dicendo. Oltretutto fare i tamponi, io parlo con gli addetti stampa delle società di Lega Pro, sono anche abbastanza invasivi, ci sono persone comunque, anche per rispetto di persone anziane, come si è fermato il Verbano Calcio dall'altra sponda del Lago Maggiore, al di là del discorso di, oltre alla salute che è fondamentale, non ci sono i presupposti, non è più calcio questo calcio. No, sono d'accordo, Guido. Nei professionisti. No, ma non è calcio neanche in Serie A, sono d'accordo. No, è una forzatura. Allora, la Juve, che è la squadra che ha più fattore ambientale, perché la Juve l'ammiro su certi aspetti, che è lo stadio nuovo che ha fatto la Juve, quando c'era il pubblico in quello stadio lì, la Juve ha fatto 80 partite ha perso due partite in nove anni. Non giocare senza pubblico, la squadra più penalizzata della Serie A è la Juventus, perché in uno stadio come la Juve, anche se e io vedo giovedì ho visto Novara Piacenza, no? E non è più calcio. Poi se si deve giocare perché lo spettacolo deve andare avanti, come dice lo slogan, è tutto. Però andare a cercare, mia povera mamma diceva, lo zucchero brusco, no? Lo zucchero deve essere dolce, non deve essere brusco. No, hai ragione, Guido, sono d'accordo. Cercare lo zucchero brusco, giocare in eccellenza è follia. Sarebbe già una cosa graditissima poter giocare a settembre in condizioni normali. Guido, normali. Ti devo lasciare perché siamo in ritardo. Va bene, complimenti ancora al Verbania per la decisione. Grazie. E signora Nessi, no, accontentare tutti è difficile, per lo so. Secondo me avete fatto una cosa saggia, il tempo mi darà ragione. Grazie Guido. Grazie. Allora, parlavamo prima del Gozzano, della vittoria ad Arconate, dunque andiamo a vedere questo largo 3-0 maturato
ieri sul campo di Busto Garolfo, dove gioca appunto l'Arconatese. Il Gozzano si riscatta dopo la sconfitta casalinga con la Lavagnese due settimane fa. I rossoblù riprendono il loro cammino in vetta alla classifica battendo 3-0 l'Arconatese e allungando in virtù del pareggio tra Legnano e Castellanzese. Castellanzese che sarà la prossima avversaria della squadra di Soda. Squadra di Soda che alla prima occasione passa in vantaggio. Minuto 19, la palla lunga, Silla vince il contrasto con il diretto avversario e scarica in rete tutta la sua potenza firmando il gol dell'1-0. 4 minuti dopo, al 23esimo, Allegretti avrebbe la palla per lo 0-2, ma il portiere dell'Arconatese Botti gli dice di no e salva. Al 31esimo, cross di Confalonieri interessante, non viene però raccolto da nessun compagno. Al 35esimo il 2-0 è cosa fatta ed è bravissimo Vono a trovare l'assist per Allegretti, di fatto un gol a porta vuota per lui, il gol che indirizza definitivamente la partita. Nel secondo tempo, al nono, la chance per l'Arconatese con il tiro di Gobbi che però termina alle stelle. Al 14esimo Allegretti approfitta dell'errore da parte di Botti che manca la presa e di fatto a porta vuota sigla il 3-0. Al 24esimo ancora lui va vicino al poker in contropiede, si riscatta il portiere di casa, l'unico neo della giornata. Al 28esimo è il rosso per doppia ammonizione a Cella, il Gozzano vince 3-0. Prima diceva Guido e poi ci sentiamo Leonardi che Soda poteva risparmiare Cella togliendolo prima, però la Castellanzese ha risparmiato 5 difidati, non ha vinto ieri, ha pareggiato, quindi insomma alla fine ha avuto ragione Soda. Col senno di poi sì, però al momento in cui devi fare delle scelte devi comunque provare. Prima io dico, prima vinci le partite sul campo, sì, poi dopo dici non gioca questo, non gioca l'altro, secondo me sì, fare i calcoli prima... Sono scelte del mister, quindi vanno sempre rispettate. Però secondo me la Castellanzese ieri, ripeto, i 5 difidati tenuti, 3 difidati in panchina, gli altri sono entrati dopo, a Legnano non ha vinto. Le parole di Leonardi, presidente del Gozzano. Era importante che arrivasse la reazione dopo la sconfitta con la Lavagnese, la reazione c'è stata, la prima di due trasferte, tra l'altro a pochi chilometri l'una dall'altra, 3 punti d'oro. Anche di platino se vogliamo, perché ci consentono di andare settimana prossima a Castellanza ancora più sereni di quanto non sarebbe stato magari anche solo con un pareggio qui oggi o con una vittoria della Castellanzese. Ora, sono 3 i punti di vantaggio, quindi possiamo permetterci di gestire meglio la gara. Una gara comunque che sarà cruciale, una gara che già fin da ora si preannuncia difficile. Quest'oggi direi Fabrizio una prova in cui la squadra ha denotato grande serenità, grande tranquillità, grande padronanza, ha colpito quando doveva colpire, non ha rischiato nulla. Oggi è stata la dimostrazione lampante di come una squadra forte possa vincere anche le partite complicate, perché l'Arconatese aveva iniziato bene, poi appena il Gozzano è andato all'attacco ha segnato un gol, ha subito raddoppiato alla seconda occasione e se andiamo a vedere solo nel primo tempo abbiamo reso 4 palle gol agli avversari e anche nella ripresa. Quando sembrava che ci fosse una reazione, almeno inizialmente, da parte dell'Arconatese, dopo la terza rete di Allegretti abbiamo avuto altre 2 situazioni gol che potevano addirittura disegnare alla fine un risultato, magari anche del tutto immeritato, ma molto più largo. Magari se li sono tenuti per domenica prossima questi gol. Questo non lo so, me lo auguro. Comunque sono molto contento. Bella reazione, squadra compatta, spogliatoio vero, insomma tutto positivo, al di là, ripeto, del 3-0. L'unica nota negativa, se vogliamo cercare pelo nell'uovo, è quell'espulsione. E però l'espulsione ci stava, è stata un'ingenuità, però l'espulsione da regolamento ci stava tutta e non c'era assolutamente nulla da recriminare in quella circostanza. Jacopo, è la tua favorita a Gozzano in questa Serie D? Assolutamente sì, assolutamente sì. È una squadra con una bella rosa e un'organizzazione, diciamo, societaria perfetta. E quindi a me piace quando c'è organizzazione, insomma. E poi comunque è una società, diciamo, della nostra zona, tra virgolette. Quindi spero che anche il Gozzano... possa salire. Sì, sì, sì.
Ecco, in difficoltà il Borgosesia, era in un buon momento, 4 risultati tutti consecutivi, era in vantaggio a Casale, ieri è arrivata la rimonta subita, questa sconfitta che complica e non poco i piani salvezza dei Granata. Le parole di mister Rossini a fine partita. Mister Stefano Rossini, quanto rammarico c'è per questa sconfitta subita in rimonta dopo un ottimo primo tempo? C'è tanto rammarico, perché è entrato negli spogliatoi nel fine del primo tempo, ha detto che il difficile non era quello che avevamo fatto, il difficile era quello che avremmo dovuto fare. Quindi nel secondo tempo avremmo dovuto essere più lucidi nella gestione, roba che non, poi abbiamo smesso. Capisco che era difficile giocare su un campo per me indecente, però l'avevamo fatto anche molto bene nel primo tempo e non siamo riusciti a farlo nel secondo. Ecco, quando io parlo di percorsi di crescita ci sono anche queste situazioni qua. Ci vuole più personalità nella gestione di questi momenti e nella gestione della partita. Poi dopo abbiamo preso due gol e poi dopo anche l'attenzione, perché abbiamo preso due gol su palla inattiva. Quindi anche lì dispiace, perché abbiamo regalato una partita che era pienamente nelle nostre mani. Poi dopo il calcio non è solo la prestazione, non è solo, ma sono gli episodi che determinano il risultato. Adesso da dove si deve ripartire? Ma non è successo niente, come non era successo niente prima, cioè quando abbiamo fatto non so quante sconfitte, non è successo niente prima quando abbiamo fatto dei risultati positivi, non è successo niente che abbiamo perso. Noi dobbiamo partire dall'ottimo primo tempo che abbiamo fatto, dobbiamo partire dalla situazione che sappiamo dove abbiamo sbagliato e sappiamo dove non dobbiamo tornare a sbagliare. Quello è il nostro punto di partenza. Perfetto, queste le parole di Rossini, ultima parte della trasmissione con due collegamenti ancora, il primo con l'amico Marco Curti che dovrebbe già essere con noi. Ci sei Marco? Ah no, ci abbiamo Bratto subito, c'è Bratto allora. Ci sei Alessandro? Ciao Daniele, sì ci sono. Ti ho scambiato con Curti, ho fatto apposta, dopo vabbè, c'è Curti. Vabbè, è uguale. Ascoltami, ti metto in antitesi qui con prima abbiamo sentito le ragioni del Verbagna che ci ha detto il perché ha scelto di non ripartire. Perché invece Ale, la RG Ticino, ha scelto di ripartire? Perché non ce la facevamo più, volevamo stare dove sono io adesso, in campo. E è stata una scelta ponderata da parte della società. Abbiamo fatto tanti sacrifici in questi mesi, che comunque nel bene o nel male, quando le zone rossa, arancione, gialla ce lo permetteva, abbiamo continuato ad allenarci. Il presidente, comunque, la società ci ha messo a disposizione le strutture e tutte le cose per poter lavorare, e quindi è stata una cosa programmata, non abbiamo deciso dall'oggi al domani di continuare, noi siamo stati sempre coerenti col sì per ricominciare. Ecco, a livello organizzativo cos'è cambiato per voi, cos'è cambiato per la RG Ticino in queste settimane, in questi mesi, Alessandro? In questi mesi è cambiato che i ragazzi non si possono cambiare più nello spogliatoio, una cosa banale, ma devi avere a disposizione comunque almeno 4 spogliatoi. E comunque devi mettere la mascherina quando entri come nella vita normale, dai, devi mettere la mascherina per arrivare al campo, la mascherina per uscire, lo staff deve lavorare con la mascherina. E il problema più grande è la sanificazione, noi devi comunque avere personale che ti sanifica i locali ogni volta che vengono usati. Sicuramente chi è che ricomincia non è che pensa che sia facile, anzi c'è da stare molto più attenti, però abbiamo deciso di farlo e siamo contenti. Tu sei convinto che si ricominci? Sì, 100%, ma l'avevo convinto anche a gennaio, lo sai, perché ogni tanto ci sentiamo. Ecco, un altro aspetto di cui abbiamo parlato spesso anche negli ultimi giorni, e qui vorrei una tua delucidazione in merito, è quello relativo a questo costo di questi tamponi, no? Tu correggimi se sbaglio, cioè la federazione ha imposto alle società un accordo con un'azienda privata, un fornitore privato, con un prezzo di X euro. È corretto o non è corretto? Lo sai che mi cogli impreparato, già me l'avevi fatta questa domanda qua. Allora, da quello che abbiamo capito, in teoria dovremmo essere obbligati a farlo con Federlab, ma come in Serie D, ma ci sono alcune squadre di Serie D, ti faccio un esempio del girone A che conosciamo bene, tipo il Chieri lo fa per conto suo, tra virgolette. Io,
Io adesso lunedì prossimo chiamerò Mossino o chi per lui e gli dirò: ma com'è possibile? Mi dovete spiegare perché voi obbligate una società a pagare un tampone, lo abbiamo letto sulla stampa nel pezzo di Arianna Tomola, 9,50 euro, quindi c'era scritto sulla stampa la scorsa settimana, sì, 9,50 euro un tampone, quando sul mercato ci sono tamponi assolutamente regolari che utilizzano società di pallacanestro, 4 di euro li trovo, costano 4 euro. Me lo devono spiegare. Me lo dovrà spiegare lunedì prossimo Mossino, gli chiederò conto di questa situazione. Mi devono spiegare perché si fa un accordo con un prezzo di 5,50 euro a tampone più alto rispetto a quello del mercato. È una cosa che non ha il minimo senso. Sbaglio? No, certo. Io ti parlo per quanto riguarda l'area di Ticino, siamo ancora in attesa anche noi di... No, ma io mi farò portavoce delle società, tra virgolette, e dire: ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io, tu sai che ho dei rapporti nei altri sport con pallavolo e basket, dove i tamponi costano 4 euro, sono certificati dal medico sociale e costano 4 euro. Ma 4 euro, 9 euro e mezzo, sono 5,50 euro. Oh. Ma sai che cosa, secondo me, cosa ti risponderà? Secondo me, poi faccio, non lo so se sarà così, però... che non è obbligatorio. Capito? Parlando con un direttore di Serie D, ti ripeto, il girone A mi ha detto che alcune squadre lo fanno con Federlab e altre squadre lo fanno private. No, infatti dico, è quello che voglio dire. Se una società, Jacopo, se una società ha un accordo di sponsorizzazione o scambio merci con un centro che fa tamponi, come avviene per esempio una pallacanestro a Senigallia, ho parlato con l'ex capitano della Paffoni Gurini, sponsor della pallacanestro Senigallia, è un centro di questo tipo, loro non pagano i tamponi perché c'è uno scambio merci. Deve essere comunque un laboratorio riconosciuto, non si può andare ovunque, quindi bisogna dichiarare all'inizio qual è il laboratorio alternativo. Sì, ma nella pallacanestro, nella pallavolo, compri i tamponi, arriva il dottore a certificartelo, li mandi alla federazione e vengono riconosciuti se c'è positivo o non c'è positivo. Cioè, non è che inventano l'acqua calda. Poi non c'è solamente il tampone, c'è anche un discorso del medico fisso agli allenamenti. Cioè, bisogna leggere bene il protocollo. Questa cosa qui, dei 9,50 euro, mi sembra una follia. Tu la vedi come una fregatura, insomma. Io la vedo come una cosa da chiarire. Sì, perché, certo. Poi c'è anche l'organizzazione dei tamponi. No, ma quello, ripeto, io voglio sapere perché pagano pagare 9,50 euro a fronte di un costo del tampone sul mercato di meno della metà. Questo me lo devono spiegare. Sì, certo. Io fossi una società chiederei lumi perché è così, punto di domanda. Ale, chi è la favorita? Poi ti lascio. Non lo so, rispondi te. E voi volete la Serie D, dai. Sì, io penso che le squadre che hanno deciso di ripartire, se non tutte ma quasi, perché vorrebbero andare in Serie D. E noi non è che ci nascondiamo, l'abbiamo detto già ad agosto, che il nostro obiettivo è quello di provare, perché puoi solo provare a vincere, poi se siamo bravi ci riusciremo, se non saremo stati bravi, che ti devo dire, amen. Mercato è chiuso, farai ancora qualcosa? Non lo so. Quindi farai ancora qualcosa, dai. Potremmo fare ancora qualcosa. In che ruolo? In che ruolo? Direttore sportivo. Direttore sportivo, così cambi te. Ah, ok, vieni a Nessi, fai un cambio, tu vieni a Verbania e Nessi va alla RG Ticino. Stiamo valutando bene, perché il discorso dei tamponi va anche a incidere sulla rosa, perché il protocollo, se sicuramente l'avrei letto, cioè che ti beccano tre giocatori che non sono under e giochi lo stesso. Certo. Poi per rientrare è la cosa più dura, perché si devono negativizzare a fare una visita nuova di idoneità sportiva, che in teoria pallacanestro e pallavolo deve essere fatta dopo 2 settimane. Bravissimo. Dopo 2 settimane, quindi in un campionato di 2 mesi, se uno becca il Covid non gioca più, bravissimo. Quindi te, quindi, il senso di... Vabbè, sto zitto che poi mi arrabbio. Quindi sui lavoratori che non sono quelli riconosciuti, sul discorso della positività, io... No, ma il medico deve autorizzarti, non è il laboratorio. Cioè, il medico, se arriva... il problema è quello lì. Però, allora, il laboratorio, ma il tampone lo paghi 4 euro, non 9,50 euro. Certo. Ale, ti ringrazio. Va bene, grazie a te. Ciao, un abbraccio. Dunque, abbiamo sentito la posizione dell'RG Ticino, che ha spiegato il perché appunto vada avanti a giocare. Ti ha convinto, intanto dico alla regia di chiamare anche Marco Curti, ti ha convinto la spiegazione di Alessandro? E in merito a cosa?
Non lo so, al fatto che loro riprendano. Ah, cioè, certo. No, beh, certo. Io non discuto le scelte di altri, cioè assolutamente. Ognuno fa quello che ritiene opportuno di fare. Loro hanno fatto le loro scelte, anche perché con un campionato di questo tipo, con 10 squadre, metti in fila 3 risultati positivi. In un campionato normale, no. Adesso può essere che sali. Può essere che sali, e anche invece metti in fila tra i risultati negativi le ultime 7 partite. Mi viene da dire, ti piace vincere facile, no? C'era anche la pubblicità, no? Però dico anche il fatto che magari invece uno parta male, poi le ultime 6-7 partite o 5 le fa così, per sport. Beh, per esempio lo Stresa puntava a salire, ha fatto una scelta forte, l'ha spiegata a rotola. Assolutamente sì, e devo dire che sono... cioè appoggio la loro decisione, perché hanno fatto la scelta giusta. Vediamo se abbiamo Marco. Ed è stata una scelta sofferta, perché loro puntavano a salire. Certo, salire. Vediamo se abbiamo Marco Curti. C'è Marco? Ah, non c'è ancora, quindi stiamo cercando di avere il contatto telefonico con il buon Marco. Lui sì che non poteva stare senza calcio, perché insomma è un calciofilo. Non so quante partite all'anno guardi, se 200, 300, cose di questo tipo. Dicevo, la Stresa ha fatto una scelta, assolutamente. L'ha spiegata, no? Giulia Polloli, l'ha spiegata lo stesso Rotolo la scorsa settimana. Forse adesso c'è, Marco. Pronto? Eccolo qui. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao. Allora, abbiamo parlato prima con, abbiamo qui in studio il direttore del Verbania, abbiamo sentito poco fa Alessandro Brato. Prima di parlare anche del Gozzano che tu ieri hai visto, Marco, ti chiedo cosa ne pensi della ripresa dell'eccellenza, se tu sei a favore, sei contrario, vedi nuvole, vedi sereno, cosa vedi? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori, diciamo che io vedo nuvolo, ma non vedo nubi così nere. È chiaro che fino a quando il campionato non partirà l'11 aprile, oggi è facile parlare in un senso o nell'altro. Quando l'11 aprile ci sarà il calcio d'inizio in quasi tutti i gironi d'Italia di eccellenza, si potrà capire che situazione reale ci sarà, se tutti avranno la forza di giocare, se non ci saranno contrattempi, o se invece fin dalla prima giornata ci sarà una serie di rinvii, come è successo del resto in C o in D. Poi bene o male in C soprattutto le cose si sono risolte, ma adesso è tornata la terza ondata anche sui campi professionistici. In D il girone A e il girone B hanno risolto quasi tutti i loro problemi, ma le questioni drammatiche riguardano altri raggruppamenti. Io vorrei essere ottimista, ma per dirlo aspetterei il periodo dopo Pasqua, mettiamola così. Ma Marco, ti faccio questa domanda che aveva detto anche Guido un mesetto fa in uno dei suoi collegamenti. Cioè, sai, in Serie D su 36, 34, 38 giornate, se metti un recupero della terza giornata alla quindicesima, sedicesima, cambia poco. Ma se in eccellenza, in un campionato di 10 giornate, ci sono 2 o 3 rinvii, cioè, su 10 giornate la regolarità del campionato dove sta? Cioè, dovresti fare il recupero, cioè fermare tutti, aspettare il recupero e poi ripartire, perché in un arco temporale di 10 partite, cioè, la vedo veramente dura, la regolarità stessa del campionato. È per il problema che tu tocchi un tasto che parla di regolarità che già non esiste in sé, perché capisci che fare 10 partite per decretare una promozione è una cosa un po' bizzarra, mettiamola così. Quindi già purtroppo il concetto di regolarità è un po' soggettivo in questo momento. Si è deciso di tentare questa strada a tutti i costi per garantire le promozioni in Serie D e per non rendere il campionato di Serie D meno interessante. Adesso però penso che le retrocessioni dalla D cambieranno, io penso, perché adesso sono 36, ma secondo me diventeranno 27, diventeranno 3 per girone, penso, o meno mi auguro, però ti ripeto, sulla regolarità è un concetto difficile da spiegare, perché quando tu inizi un campionato l'11 di aprile, lo devi finire per forza il 20 di giugno e in 2 mesi decidi una promozione in Serie D, capite che è una situazione, ripeto, quantomeno bizzarra, ma ovviamente senza precedenti. Ma certo. Marco, so che volevi anche fare un in bocca al lupo a Giorgio, no? Assolutamente sì, mentre stavo entrando in collegamento ho sentito che parlavate di Stresa e subito
il mio riferimento va a Giorgio Rotolo, che domani ha la più importante battaglia della sua vita, mettiamola così, e quindi gli siamo tutti assolutamente vicini. Assolutamente. Marco, tu hai visto anche Jacopo si associa. Abbiamo visto insieme ieri il Gozzano. Può essere la partita di domenica, ti chiedo la stessa cosa che ho chiesto a Guido, la partita di domenica quella fondamentale veramente per questo campionato? Io non so, Guido, cosa abbia risposto, ma io ti dico che dopo questa partita ce ne sono poi altre 12. E quindi chiaramente è importante, ma non è decisiva, né in un senso né nell'altro, dal mio punto di vista. È chiaro che se il Gozzano vince e dà una decisa spallata al campionato, ma sicuramente i giochi non sono ancora finiti, perché quando il Gozzano a fine andata era più 6, dicevamo che i rossoblù potevano farcela. Hanno tutte le possibilità di farcela, perché se oggi uno mi chiede chi lo vince, io non lo so chi lo vince, ma per me la squadra più forte è il Gozzano. Assolutamente, sono guardando la rosa e tutto. Poi è anche vero che non sempre vince la squadra più forte, è capitato tante volte. Quindi auguriamo, facciamo un grosso in bocca al lupo ai rossoblù cusiani, però la partita di domenica è uno spartiacque, ma non è decisiva. Un'ultima cosa anche sul Borgosesia, Marco, quanto complica il piano salvezza la sconfitta di ieri? Anche qua tutto dipende da quello che deciderà la Lega Nazionale Dilettanti nelle prossime settimane, perché capite anche voi che se decidono di mandare giù le ultime due e di fare i play out solo la terz'ultima e la quart'ultima, già il discorso cambia rispetto ad adesso, perché adesso il Borgosesia è terz'ultimo ed è 8 punti dal quint'ultimo posto, che garantirebbe il play out in casa. Invece il Varese, che pur ieri non ha giocato, è distante solo 3 punti. Certo. Quindi cioè, la situazione va un po'... Anche se ieri, ti devo dire la verità, il Borgosesi ha perso negli ultimi minuti, ma io ho visto le due precedenti gare interne, i recuperi con Lavagnese e Caratese, e ho visto una squadra in netta, in clamorosa ripresa rispetto a un mese e mezzo fa, certo. Ma proprio come atteggiamento. Certo. Grazie Marco. Grazie a voi, buon proseguimento. Un abbraccio dunque a Marco Curti. Allora, ci rivediamo a settembre, Jacopo, e poi chiudiamo. Sì, a settembre ci rivediamo. Carichi e motivati. Assolutamente sì, come sempre. Perfetto, io ringrazio il direttore del Verbania, Jacopo Anessi, Dilettanti per Dire, torna lunedì prossimo, come sempre, alle 20.35.